Amici di Castellazzurro, buongiorno da Palena, ritiro dell'audace Cerignola. Abbiamo il piacere di avere con noi l'ex giocatore del Napoli Michele Pazienza. Qui rivolgiamo subito i complimenti. Lo scorso anno eravamo qui, obiettivo promozione, era una bella squadra. Mister ce l'ha fatta e devo dire la verità, alla fine ha vinto con pieno merito, anche con un vantaggio abbastanza ampio su squadre titolate come il Bitonto. Beh, direi che è andata benissimo. Anche rispetto a quelli che poi sono stati i numeri dell'annata, della stagione, e oggi mi fa piacere rivedervi qui dove insomma ci siamo visti un anno fa e diciamo che a volte anche buttarla sulla scaramanzia non fa male e quindi spero insomma che sia di buon auspicio per la nuova stagione sia per noi dell'Audace Cerignola che per il Napoli. Mister, una domanda su quello che state facendo qui a Palena, iniziata questa preparazione atletica, ecco, qual è il programma dei prossimi giorni e come prospetta la prossima stagione, insomma, una Liga Pro con tante squadre forti? Beh, si sa, il ritiro serve per far sì che i giocatori comincino a conoscersi, comincino a conoscere le caratteristiche dei propri compagni di squadra, cominciano a mettere benzina nelle gambe perché è un campionato difficile dove ci sarà da correre tantissimo. Le nostre ambizioni e il nostro programma è quello di cercare di centrare una salvezza tranquilla attraverso la costruzione di una squadra che abbia delle basi importanti per poi provare ad alzare l'asticella l'anno successivo, un po' quello che abbiamo fatto in Serie D nei due anni in cui io sono arrivato al Cerignola, dove nel primo anno abbiamo buttato le basi per l'anno successivo e siamo riusciti insomma a rispettare e a mantenere i programmi che, come ben sapete voi che siete del mestiere, non è sempre semplice, non è scontato. E quindi insomma con un'oculata programmazione si possono raggiungere degli obiettivi importanti come abbiamo fatto e come ci auguriamo di fare in questa nuova stagione. Ti faccio l'ultimo sul Cerignola. Lei però, mister, ha un presidente ambizioso, un presidente con delle disponibilità che adora questa piazza. Obiettivo salvezza. Però se vi salvate prima, a marzo-aprile siete in lotta per i playoff, mica vi tirate indietro. Beh, io nel mio passato sia da calciatore che in quello breve da allenatore difficilmente ho trovato presidenti non ambiziosi e io credo che l'ambizione sia la base del calcio. È chiaro che nel momento in cui dovessimo raggiungere la salvezza con anticipo il nostro sguardo sarà proiettato più avanti, però nel calcio non mi piace ragionare né coi se né coi ma, bisogna lavorare, tenere giù la testa e pedalare perché è la cosa che riesco a trasmettere in maniera più semplice e più efficace ed è quello che farò anche quest'anno. Mister, ne approfitto, torniamo un po' indietro negli anni, la sua è stata una carriera gloriosa, dal Foggia in su a tantissime squadre di Serie A, è stata utile con mister Spalletti, approfittiamo per chiederle una sua considerazione sul lavoro del mister. Qual era il rapporto che Spalletti aveva con i suoi calciatori? Una persona, oltre che un allenatore bravissimo secondo me, che ricordo sempre con piacere perché è stata una persona che mi ha dato tanto dal punto di vista calcistico e anche sotto il profilo umano, perché è una persona attenta a tutti i dettagli anche extra calcistici e questo fa tanto per un allenatore ed è importante e fondamentale per un calciatore perché lo percepisci. Poi è chiaro che non sono io che devo raccontare la carriera di mister Spalletti, è un allenatore che viaggia ad altissimi livelli già da diversi anni, è un allenatore che ha dato un'impronta ben precisa al Napoli. Io credo che nella passata stagione sia stato poco fortunato negli episodi e nelle situazioni dei singoli calciatori, dove ci sono stati soprattutto nella prima fase degli infortuni che hanno un po' delineato la stagione in una direzione che secondo me non meritava. Quest'anno ho seguito sinceramente pochissimo le vicissitudini del Napoli, ma credo che l'allenatore abbia le idee chiare e che sia stato come sempre chiaro con il proprio presidente per quelli che dovranno essere gli obiettivi di mercato. Ecco, a questo servizio ti faccio la domanda. Il presidente è tornato un pochino ai tempi di mister Mazzari quando c'eri tu, cioè cerchiamo di abbassare un attimo il tetto degli ingaggi, abbiamo sforato, c'è stato il Covid,
quindi questo ridimensionamento dei costi ha fatto sì che sono andati via giocatori che per anni hanno fatto bene e adesso si sta ricostruendo con dei giovani, con delle scommesse su cui il progetto non può non essere che a lungo termine, non può essere immediato. Però un allenatore ambizioso come Spalletti, nel momento in cui i giornalisti, i tifosi gli chiedono: mister, abbiamo la Champions, cerchiamo di fare bella figura, cerchiamo di lottare per ritornare nelle prime quattro, ecco, l'approccio di un allenatore nei confronti di una piazza, quando è stato chiaro con l'allenatore, però come si pone dire: cari tifosi, quest'anno sarà dura, perché il ministro ha detto sarà dura, è un modo, come devo dire, per come si fa a non demotivare l'ambiente dicendo ci vuole pazienza, abbiamo altro tipo di calciatori? Io credo che lui sarà diretto, così come lo è stato quando c'è stata la partenza di Koulibaly. Parlando di cose concrete, di cose vere, di cose reali, metterà davanti a tutto la verità. Dopodiché per lui non sarà un motivo per abbassare la guardia il fatto che comunque sarà una squadra ricostruita con dei giocatori probabilmente con dei valori più bassi, ma sarà un motivo in più, una motivazione in più, conoscendo la persona, conoscendo l'allenatore e come vive questo lavoro, con quale passione lo fa, con quale amore fa tutto quello che poi riesce a trasmettere ai propri calciatori e in campo. Io credo che se ha accettato questo tipo di situazione è perché è consapevole e è fiducioso di poter ancora dare qualcosa al Napoli, altrimenti avrebbe declinato l'offerta o il proseguimento del contratto, perché comunque è una persona che comunque è nel calcio da tantissimi anni e di sicuro non ha bisogno di legarsi a un contratto. È una persona che vive di motivazioni e di stimoli, e se è rimasto a Napoli è perché ne ha ancora tanti. Infine mister, prima di chiudere e lasciarlo libero, qual è il suo più bel ricordo della carriera a Napoli? Beh, ce n'è più di uno sicuramente. Ho trascorso gli anni più belli della mia carriera a Napoli, dove abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti in una piazza che vive di calcio, che ha fame di calcio e che mi ha reso felice, perché poi è chiaro che quando le cose vanno bene, io ho avuto la fortuna di vivere quella città, quella città stupenda, nei momenti più belli, nei momenti in cui si riaffacciava nel calcio che conta, perché io ho vissuto il Napoli della rinascita, della ricostruzione, dove il raggiungimento in Champions League, ma anche in Coppa UEFA era come fosse uno scudetto, insomma. E quindi l'ho vissuto in maniera eccezionale, credo che sia stato uno dei più bei periodi del Napoli, perché era la sorpresa, era l'effetto nuovo. Oggi probabilmente a Napoli arrivare quarti o terzi è un qualcosa di scontato, è un qualcosa di dovuto, però a volte bisognerebbe fare un passo indietro e capire e riconoscere quanto lavoro è stato fatto in questi anni, quanti sacrifici sono stati fatti. E ogni tanto dire va bene, quest'anno probabilmente abbiamo raggiunto anche un discreto obiettivo, siamo felici, abbiamo vissuto delle emozioni forti, perché poi il Napoli e le squadre negli ultimi anni del Napoli hanno sempre regalato emozioni forti. Qualche partita mi è capitata di vederla ed è sempre, insomma, emozionante vedere il Napoli giocare a quei livelli. Mister, te rifaccio l'ultima, gioco a fare l'allenatore. Negli ultimi due anni il Napoli ha giocato con 4-2-3-1. Quest'anno il mister sta provando dall'inizio del campionato il 4-3-3. Ora, non solo a mio sommesso avviso, ma anche un pochino di tutti gli altri colleghi, Osimhen ha delle caratteristiche tali che non ha dei piedi proprio tecnici per essere bravo a venire incontro agli esterni a fare i tagli. Sicuramente lui rende meglio lanciato in velocità con il supporto di una seconda punta. Secondo te un centravanti che non ha grandi piedi, per dire, come Higuaín, solo con il lavoro, con gli esterni che devono sicuramente dargli una mano stringendosi, può migliorare anche in questo schema di gioco? Allora, partiamo dal presupposto che ogni calciatore, così come penso ogni allenatore, può sempre migliorare fino all'ultimo giorno in cui decide di esercitare questo mestiere. Detto ciò, passando nello specifico, nella situazione tattica, io credo che Osimhen ha quella forza fisica, quella fisicità che gli consente di mantenere un reparto da solo. È chiaro che qualitativamente coi piedi ha qualcosa in meno rispetto ad altri giocatori,
però con delle strategie, con dei lavori si può arrivare comunque a creare un'idea di gioco, per esempio in un 4-3-3 dove non vai a sfruttare il centravanti di manovra, puoi sfruttare benissimo le catene sia di destra che di sinistra andando a lavorare con gli attaccanti esterni, terzino e mezzala, e riesci comunque a creare un'idea di gioco e vai a sfruttare la potenza fisica di Osimhen a ridosso dell'area di rigore. Allora, io voglio ringraziare innanzitutto il segretario del Cirignola Calcio, Marco Santopaolo, che ci ha concesso questa intervista. Mister, io le faccio un in bocca al lupo per la stagione e speriamo bene. Viva il lupo, grazie. Un saluto a tutti i tifosi del Napoli. Grazie mister, ringraziamo tutti i telespettatori di News della Valle Altosangro e Pianeta Napoli. Grazie a tutti.